Morning Youtubers, è appena uscito il DLC Blackout per Battlefield Hardline ed in questo video vedremo insieme le mappe notturne, ma questo non è l'unico contenuto apportato al gioco perché sono arrivate anche due armi nuove, hanno agito in termini di bilanciamento delle armi, lo hanno fatto fra l'altro abbastanza pesantemente, ma di questo ve ne parlo dopo, hanno aggiunto gadget e fatto dei fix vari. Tanto per essere subito chiaro, e visto che si tende facilmente a fare confusione sotto questo aspetto, Blackout non è uno dei main DLC di Hardline, ossia non è uno dei 4 DLC principali del gioco e quindi di quelli ne arriveranno ancora 2, oltre che Rapina e Attività Criminale, che sono già usciti. Questo sì è un DLC, ma è un contenuto aggiuntivo inaspettato che è gratuito per tutti, è giocabile quindi da tutti a prescindere dal fatto che siate o meno premium e come tale apporta dei contenuti aggiuntivi inferiori rispetto a un main DLC che presentano normalmente 4 mappe nuove e una pacconata di armi. In sostanza c'è stato un reskin di due delle mappe già presenti nel titolo, che sono Bank Job, nella versione notturna si chiama Night Job, e Backwoods, che nella versione notturna si chiama Nightwoods. Questa qua, quest'ultima è una mappa che arriva dal DLC Criminal Activity. L'effetto notturno non è ai livelli di Battlefield 4 per chi ama fare paragoni, perché doveva arrivare a un certo punto il confronto, visto che adesso va di moda fare le mappe notturne. Però diciamo che in Battlefield 4 l'effetto notte è molto più tangibile che in Hardline. Cioè in Zywood, Graveyard Shift ci sono dei pezzi della mappa in mezzo al bosco oppure nei tunnel sotterranei dove non si vede veramente una ceppa di nulla. Lo schermo è nero, è notte nel vero senso della parola. Qui su Hardline l'effetto notte non è mal fatto, ma manca dell'effetto wow che si ha in notturna su Battlefield 4. Quello che invece è reso molto bene è il comparto delle luci, che saranno molto forti e infastidiscono anche a tratti, proprio come infastidirebbe nella realtà un faro puntato in faccia nel buio. Provate a mettervi davanti alle macchine, giusto per capire. In generale quindi il reskin è fatto bene, l'ambientazione insieme è molto suggestiva e convincente. Bank Job mi piace molto in versione notturna e Nightwoods è fantastica con l'alba sull'orizzonte rossastra e l'incendio nel bosco che alza la cenere ancora incandescente nel vento, diciamo che sono entrambe molto suggestive e azzeccate. Con il DLC arriva anche il gadget nuovo, cioè il visore notturno, che farà diventare sostanzialmente tutto lo schermo verde, un po' come quello dei mezzi che avete visto sul cat, ma che ad essere sinceri trovo poco utile, un po' perché come ho detto prima non è tutto completamente buio. Si fa più fatica a vedere i nemici, soprattutto alla distanza, si confondono un po' con l'ambiente, ma tutto questo comunque non sfocia nella necessità di giocare l'intera partita in monocromo verde, che tra l'altro sì, aiuta nel buio, ma quando ci sono fonti di luce, specie in Night Job, va in sovraesposizione e non si vede un cavolo. E questo succede anche quando c'è del fuoco. Quindi sostanzialmente ritengo che il visore notturno sia un gadget un po' fine a se stesso, piuttosto è meglio giocare con le ottiche notturne sulle armi e sui mezzi. Le nuove armi sono la versione Black del RO 933 e l'M11-0K5, entrambi silenziate di base e quindi pensate magari proprio per queste mappe in notturna. Sono molto molto facili da sbloccare perché richiedono soltanto 10 kill in entrambe le mappe notturne con il RO 933 per sbloccare la controparte Black e 25 kill con qualsiasi battle rifle in entrambe le mappe per sbloccare l'M11. Per quello che riguarda invece la versatilità di queste armi, su come sono fatte, sulle caratteristiche e consigli, è un po' presto per potervi dire qualcosa. Vi posso solo dire che da quello che ho visto la versione Black del RO 933 sembra essere effettivo soltanto da molto vicino e che l'M11 abbia un recoil piuttosto forte, non è molto facile da controllare, ecco. Ma comunque se siete curiosi di saperne di più su queste due nuove armi andremo poi a vederle bene in un secondo video. Come altri contenuti aggiuntivi sono arrivati ovviamente dei nuovi assignment, delle nuove patch, qualche mimetica per le armi che fra l'altro è anche abbastanza carina e anche qualche canzone nuova nelle radio dei mezzi e poco altro. Sono poi andati, come vi dicevo in apertura del video, a modificare e bilanciare alcune armi o alcune categorie di armi direttamente. Il RO 933 ha visto un upgrade del danno che parte da 24 e finisce a 16 al posto che 20-12 di prima. Lo Scout Elite è stato nerfato in termini di rateo, quindi sarà un pochettino più lento. La KK-51K ha visto aumentarsi il rateo di fuoco
hanno modificato anche le pistole, sia la P226, la Calibro 40 Pro, la 45T e la 1911. In generale, senza stare a guardare le statistiche una per una, vi dico che hanno aumentato il danno di tutte, inteso come danno minimo, cioè il drop end. L'L85A2 ha visto aumentarsi l'accuracy nel fuoco in movimento. Hanno cambiato poi l'edge car dandogli un senso, e quindi non è più il fratellino minore dello Scaracca, ma rendendolo più adatto in long range. E ora state attenti perché arriva la parte forte, quella in cui hanno apportato delle modifiche davvero molto significative al bilanciamento delle armi. Tutti i battle rifle, quelli dell'Enforcer sostanzialmente, ora hanno come velocità del proiettile 700 metri al secondo. La stessa cosa è successa per gli assault rifle, che sparano proiettili 7,62 come la KM o l'RPK, avranno una velocità del colpo di 450 metri al secondo e quindi saranno decisamente meno overpower. E tutte le armi che montano dei proiettili 5,54 o 5,56 NATO, come la CVR dell'85A2, l'M416, l'M16A3, praticamente quasi tutte le armi del gioco, avranno una velocità dei proiettili di 500 metri al secondo, quando in media erano tutte superiori a queste statistiche. E questo che cosa vuol dire? Armi meno effettive sulla distanza e con un proiettile generalmente più lento, quindi un time to kill leggermente superiore. E questo l'ho visto in prima persona, cioè con il mio amato SA-58 con l'RPK. Bisogna ettare di più per buttare giù qualcuno. Ovviamente non saltatemi fuori dicendo che a 5 metri di distanza con l'MPX il time to kill è bassissimo, perché state dicendo un'ovvietà, ma possiamo tranquillamente dire che il bilanciamento fatto in generale porta ad un downgrade generico delle armi e a una loro effettività minore sulla distanza. Poi ovviamente sono state fatte altre modifiche, alcune sulla modalità spettatore, mi direte chi se ne frega e vi do ragione. Hanno fissato alcuni bug, tra i quali quello odiatissimo che toglieva random le attachment che mettevamo sulle armi. Ora tutto dovrebbe essere stato fissato. In effetti, io, dopo aver rimesso l'attachment per l'ennesima volta sulle armi, da quel momento in poi sono rimasti nel preset senza problemi di sorta, quindi teoricamente finalmente hanno tolto questo fastidio. Per il resto, ragazzi, ditemi che cosa ne pensate. Tutti quelli che hanno hardline possono tranquillamente andarsi a fare le partite sulle mappe notturne, è gratuito come dicevo prima per tutti, e fra l'altro si dà un po' di movimento a questo titolo sul computer, che per quanto possa aver avuto poco successo, mettiamola così, perché su console va abbastanza bene, e possa aver avuto poco successo, direi che non merita di averne avuto così poco, perché sinceramente sarà controtendenza, perché la maggior parte della gente è convinta del contrario, ma io credo che sia un titolo fatto davvero bene. Sono anche convinto però che non sia neanche particolarmente facile, nel senso che forse è un pochettino più facile giocare a Battlefield 3 o a Battlefield 4, e quando si finisce su Hardline a volte le cose si complicano un pochettino e magari questa cosa può dare un po' fastidio, no? Può dare un po' più di frustrazione, ma questo non significa che Hardline non sia un gioco ben fatto, anzi io trovo su Hardline molti meno problemi di quelli che ho trovato su Battlefield 4, tanto per dirne uno. Detto questo, ragazzi, detto tutto, noi ci vediamo al prossimo video.